Vorrei puntualizzare una cosa, io con questi cosi non ci vedo un cavolo. No, no che sono gradati, però c'è lo schifo sopra. Se io ci sputo qua sopra, magari ci vedo anche meglio. Vi ricordo di lasciare almeno, non lo so, vediamo, superiamo i 200 like. Tanto lo so che li raggiungete, quindi condividete, iscrivetevi al canale con la campanellina se volete vedere altri video. Io, vabbè, vi lascio al video, ando ormai. Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi siamo in un nuovo TG, ma non è un TG Brawl come il solito. Questo è un TG amongsiano. Oggi abbiamo qui, alla mia sinistra, il signor Red, comunemente detto rosso. E qui alla mia destra abbiamo il nostro amico Orange. Mi raccomando, anzi, egregi signori, dall'alta classe, oggi ho per voi una bellissima intervista. Ah, bene, bene, signori. Qui abbiamo ben 20 domande. Alcune ad entrambi e alcune in singolo. Io direi di partire con il signor egregio signor Rosso, comunemente detto Red. Signor Rosso, qui mi chiedono qual è il suo miglior pregio? Sicuramente un mio pregio è quello di essere sempre scelto come impostore. Ci spostiamo subito subito al signor Orange, che ci chiedono il suo miglior difetto. O il suo difetto, per così dire. Beh, sicuramente il mio peggior difetto è quello di essere sempre io il primo a morire. Guarda, sono sempre io, girati e rigirati, comunque sono sempre io. Ora ci spostiamo a Red e chiediamo un attimino a delle domande anche un po' sconte. Egregio signor Red, mantenga, mi raccomando, l'integrità. Mi raccomando, faccia la persona saccente, la quale non è. Il peggio, allora, mi chiedono qui il peggior difetto dell'altro intervistato, quindi il signor Red. Cioè, il signor Orange, mi scusi, signore, mi scusi. Sicuramente il peggior difetto è quello che non è mai impostore, punto in primis, e che muore sempre il primo. Guarda, non è per niente furbo. Ora mi chiedono invece per il signor Orange il contrario della domanda, quindi il miglior pregio dell'altro intervistato, in questo caso il signor Rosso. Ormai il signor Rosso è diventato il favorito di questa serie, sì. Beh, allora non lo metto in dubbio e non lo metterò mai in dubbio, è veramente furbo in primis e in secundis è sempre impostore, quindi abbastanza fortunato. Signor Rosso e signor Orange, voi vi fidanzereste con l'altro intervistato? In questo caso, se la volgo a Orange, la risposta va a Red e è contrario, ok? Io lascio la risposta a Red. Ma che domanda è? È logico che no, mi sta antipatico. Signor Orange, le piace il suo corpo? Mi dicono qua di chiederle. Beh, ripensandoci, mi sarei immaginato sulle spiagge in Hawaii con una bella tartaruga. Insomma, volevo avere un bel fisico, però mi hanno incotechinato dentro questa uniforme spaziale. Red, le piace la sua mente? Sa, a volte è brillante, mi chiedevo se... Se la mia mente mente, la mia mente menta, giusto? Molto, molto equilibrata questa domanda, molto succulente. La ringrazio per questa botta di eleganza, la ringrazio. Orange, qua ci chiedono l'ultima volta in cui hai avuto un picco di sbornia. Sbornia, che significa sbornia? Signor Red, invece lei mi dica cos'è la prima cosa che guarda in un altro sesso opposto? Sempre se lei ha un sesso, signor Rosso, conosciuto meglio con il nome di Red. L'uniforme, anche perché non potrei guardare nient'altro. Orange, se lei ha letto un libro, mi sa dire quale, anzi, mi può fare la parafrasi di quella cosa che ha letto? Visto che sono sicuro che lei legge, manoscritti sicuramente di Dante Alighieri in latino. Ma io non leggo i libri, al massimo vedo serie TV, ma i libri non li leggo, mi fanno ribrezzo. Non legge libri, è proprio l'indecenza dell'eleganza. Orange male, male, male. Red, mi sai dire qual è il film migliore degli ultimi tempi? Quello che gli è piaciuto di più nel 2020 o 2019? Beh, sicuramente La Casa di Carta. So che è una serie TV, ma per me è come se fosse stato un film. Veramente fantastico. Signor Orange, invece lei mi dica qual è il suo componente musicale che adora suonare oppure adora ascoltare? Io adoro molto ascoltare non mi ricordo come si dice, mi sa salsofono. E invece mi piace ascoltare il flauto dolce. Red, mi dica lei adesso
perché non abbiamo tempo. Il suo piatto preferito, cioè non intendo il piatto che lei prende il piatto e dice: bello, questo qua è di ceramica, questo qua è di ferro. No, intendo il piatto oppure un cibo da adagiare così delicatamente e assaporare ogni sapore, così la sua lingua sfavilla di questa magnifica brezza che gli si è posata sulla bocca, così da assaporare ogni sapore dettagliatamente, boccone dopo boccone. Beh, sicuramente è la lasagna, però in questo momento non posso mangiarla, quindi mangio cibo liofilizzato. Signor Red, lei mi sa dire chi fra voi e due, quindi signor Red e signor Orange, ovviamente per portare rispetto, chi è il più pigro negli allenamenti oppure in movenze? Sicuramente è Orange, perché sta sempre lì fermo, non gli va di fare assolutamente niente. Signor Orange, torniamo a lei. Secondo lei, chi è più bravo fra voi due? Ovviamente in generale, la domanda è rivolta in generale. Bravo si intende per tutto, il carattere o come si comporta e il resto. Beh, sicuramente sono io più bravo, ma so di essere pigro, come ha detto Red prima. Signor Red, a chi è venuta l'idea di farvi lavorare assieme a lei e al signor Orange? Sinceramente non lo so, ora che mi ci fai pensare non lo so, ma poi vorrei tantissimo parlare e dire: ma che cavolo mi hai messo in mezzo ad Orange? Orange, hai paura che l'altro, quindi il signor Red, possa lavorare da solo un giorno? Può succedere domani, come non può succedere oggi. Beh, ognuno è libero di fare ciò che vuole, quindi se lui vorrà lavorare da solo un l'indomani è libero di farlo, anche se lo fa già. Signor Red e signor Orange, concludiamo con questa domanda. Anzi, prima di concludere, poi salutiamo un attimino le persone che ci stanno ascoltando. Secondo lei, anzi no, secondo lei, noi vogliamo sapere uno dei vostri grandissimi segreti. Quindi se avete dei segreti, ditecelo. Io non ho segreti, io sono limpido come l'acqua, così come mi vedete, colore rosso, il colore rosso sono, non sono di un altro colore. Beh, non so neanche se lo posso dire, ho un segreto, sì, e ho una crush per Purple. È andata tutta a fagiolo, ma sì, ma dai. Basta sta eleganza, sbottoniamoci sta. Oh, alleluia! Oh! Ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video. Vi ricordo di superare, abbiamo detto, i 200 like. Quindi vi faccio salutare benissimo dal signor Red e il signor Orange. Sono scontato, lo so. Io, ragazzi, vi saluto. Qui dal TG Amongossiano è finita. Iscrivetevi al canale con la campanellina. Commentate qua sotto con domande che volete fare. E ditemi che personaggio volete vedere nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima, ciao ragazzi! Ragazzi, alla prossima e mi raccomando, mantenete il segreto!